ragazzi, sono a bordo di questa Lamborghini Urus che ha una particolarità interessante di guida semiautonoma, come tante altre auto del gruppo Volkswagen o anche di altri marchi in generale. Ha un sistema di guida semiautonoma, come sapete, quindi la vettura si mantiene al centro della corsia da sola e viene poi gestita alla velocità col cruise control adattivo. Ovviamente non è una guida autonoma completa, quindi comunque il conducente deve rimanere vigile. Però cosa succede nel momento in cui non succede, quindi quando il conducente comincia ad abusarne? Viene un messaggio qua fuori, dice prendere il volante e prestare attenzione al traffico. Dopo pochi secondi il messaggio comincia a diventare di colore rosso e subentra un suono che appunto richiama l'attenzione del conducente. Ma se io non intervengo, magari ipotizziamo che mi sia addormentato, un colpo di sonno oppure un malore, la vettura comincia a tirarmi con la cintura e vedete comincia a rallentare, a frenare, a tirare dei pestoni e comincia a rallentare mettendo le quattro frecce sulla propria corsia di marcia. In questo modo quindi, se ho avuto un malore o un colpo di sonno, la vettura si ferma evitando conseguenze peggiori.